Benvenuti sul mio canale dove parlo di moda uomo, moda vintage e thrifting. Mi sono mancato? Sì? No? Boh? Vabbè, I'm back. E oggi andremo a trattare le tendenze moda uomo per quest'anno 2024. E wait a damn minute, già lo so che mi direte, perché questo video è così in ritardo che siamo ad aprile ormai. O meglio, oggi che lo filmo è il 30 marzo, però ormai siamo ad aprile. E diciamo che ho avuto un piccolo inconveniente a gennaio, a inizio gennaio, come regalo di inizio anno, il mio telefono si è craccato e si è spaccato, quindi per più di un mese non potevo fare niente, nada de nada, e ho già il materiale pronto, quindi volevo fare questo video oggi perché già ho tutto il materiale, ho fatto ricerche sui trend eccetera, e farò anche un video sulle tendenze primavera estate per quest'anno, che uscirà ad aprile appunto. Quindi oggi tratteremo delle tendenze moda uomo per quest'anno. Prima di cominciare, piccolo disclaimer. Non siete forzati a seguire tutti i trend che ci sono al momento, ragazzi. Non siete forzati. Seguite solo quello che veramente vi piace e che sapete che sarà versatile nel vostro armadio e nei vostri outfit che metterete più di frequente. Perché, uno, abbiamo messo sostenibili e due, i trend sono un botto, vanno via subito. I microtrend pure sono un casino, ragazzi, cioè un casino vero e proprio pure con TikTok eccetera. Quindi ragazzi, questo è solo per divertimento per me e spero anche per voi, solo per vedere cosa andrà di moda per quest'anno. Quindi il mio consiglio è di seguire i trend che veramente vi piacciono e che sono versatili per il vostro armadio, per i vostri outfit. E se siete insicuri o se non vi piacciono o se lo fate solo per, allora lasciate perdere, perché già lo spreco di vestiti c'è già in giro, quindi non vediamo altri vestiti sprecati e fate solo quello che veramente vi piace. Questo è. La moda passa e lo stile resta. Questo è il mio motto. Allora ragazzi, il primo trend con cui vorrei cominciare è una cosa che, cioè, non è ovvia, anzi, cioè, è scioccante, però me lo aspettavo ormai, perché questa moda è durata per almeno 4 anni, quindi comincia ad avere il suo declino e i pantaloni baggy cominceranno a non essere più trendy come prima, e che i pantaloni straight slim cominceranno la loro ascesa, cominceranno la loro ascesa, i pantaloni slim e straight. Sì, i pantaloni baggy sono stati con noi da circa ormai dalla pandemia, quindi dal 2020 la moda dei pantaloni baggy è cominciata a diffondersi, soprattutto anche sui social, ho visto molto su TikTok e su Instagram, molti outfit con i pantaloni baggy. E addirittura siamo passati anche all'eccesso, siamo passati anche ad avere pantaloni parachute, pantaloni che erano larghissimi, cioè che erano molto simili ai ginko degli anni 90 e alla moda anni 2000, e quindi anche il fatto della moda anni 2000 che stava avendo un declino, ok, questo è uno spoiler per il prossimo trend, ma comunque per quest'anno si vedranno molto più, non penso pantaloni stretti, però pantaloni tipo più sartoriali, oppure straight, medium, wide, ma non così tanto baggy come abbiamo visto negli ultimi anni. Poi la moda passa, quindi ce lo dobbiamo aspettare. Prima o poi i pantaloni stretti torneranno, lo so. Incubo, già sento le urla da qua, però prima o poi devono tornare. Quindi secondo me quest'anno sarà una periodo di transizione e ancora vedremo molti pantaloni larghi, però ci sarà una ascesa di pantaloni più straight e slim, secondo me, e anche sartoriali. Invece il secondo trend di cui andrò a parlare, che è collegato al primo trend che avevo parlato prima, è che la moda Y2K avrà il suo declino a partire da quest'anno. Questo è quello che ci dicono gli esperti e l'aria che c'è in giro, insomma. E la moda Y2K significa letteralmente The Year 2000, che sarebbe l'anno 2000, ed è stato chiamato così per colpa di un bug che si pensava che nel 1999 causasse un virus in tutti i computer a scattare l'anno 2000. E alla fine non è successo niente, cioè proprio zero, quindi era, sì, è stato era un incubo, era una paura, però non c'è stato niente. E in pratica la moda Y2K, soprattutto quella moda che va dai
fine anni 90 fino agli inizi anni 2000, e tutta questa moda si ispirava molto alla tecnologia, alla moda futuristica, e abbiamo visto il ritorno appunto dei pantaloni baggy, degli occhiali molto futuristici, felpe, tute e articoli di altro genere ispirati al Mac Bling, Cybercore, un po' di pop e altri stili. E questo declino ci sarà perché ci sarà un ritorno al minimalismo, in quanto dai 2020 siamo stati in questi 3-4 anni di maximalismo, quindi siamo stati più bold nella moda, quindi più fantasie, scelte più rischiose anche negli outfit, eccetera. Siccome eravamo sempre chiusi in casa, questo ci ha fatto sì che i nostri outfit fossero invece più loud. Gli anni 2000 hanno preso letteralmente la moda in questi anni, e ho seguito un po' la moda Y2K, un po' sì, ho più ispirato tipo alle boy band, tipo NSYNC, Backstreet Boys, e ancora mi piace, continuerò a fare perché mi piacciono quegli outfit là, soprattutto di queste boy band. Ho fatto anche un video sugli anni 2000, se siete interessati sulla moda anni 2000, linkerò qua sopra o qui sotto. Il prossimo trend che andrò a parlare è il ritorno del minimalismo e della moda anni 90. Anche questo è da tutto quello che ho parlato già prima sulla moda Y2K, che dal maximalismo passiamo al minimalismo, quindi i colori diventano anche più sobri, andranno più di moda colori tipo il bordeaux, il marrone, il navy, il nero, il beige, grigio, dicono che il grigio sarà il colore di quest'anno pure, che sarà molto molto alla moda. Diciamo che il grigio lo utilizzo più o per i pantaloni, cioè pantaloni come neutro, oppure su blazer o completi, quindi questo su cui utilizzo il grigio, ma su outfit così, tipo su maglie così, non mi piace molto il grigio, però cioè, se il grigio è usato bene è una chicca, se però è usato male dà quella senso di depressione, tristezza, cioè proprio è pesante come colore, può diventare pesante come colore, quindi il grigio devi sapere come abbinarlo il grigio. Mentre parlo metterò qualche foto di cosa intendo per outfit minimalisti e metterò qualche inspo che se volete seguire. Il prossimo trend, che io in realtà avevo predetto già in un video che ho fatto in inglese a gennaio, che già avevo predetto, ho detto guarda, secondo me ci potrebbe stare, cioè in teoria in quel video, ce lo linkerò pure se volete, infatti in quel video avevo detto siccome il minimalismo anni 90 tornerà quest'anno, allora, è probabile che tornerà anche tipo un outfit tipo da ufficio, con cravatta, completo, occhiali, ma molto anni 90, anni 80, di quel, capito, proprio da ufficio. E quindi l'ho chiamato tipo, ho detto office core, perché tanto core è il termine che viene utilizzato per ogni aesthetic. E quindi ho detto, vabbè, forse l'office core farà il suo gran ritorno. E guarda un po', un mese dopo, due mesi dopo, leggo e c'è scritto che l'office core tornerà, quindi l'office core sarebbe, prende dal business core, solo che è più da ufficio, quindi pensate a outfit tipo da completo grigio, cravatta, quelle di seta, tipo a righe o a quadretti, o con la camicia, il loafer o i stivali, la valigetta, occhiali vintage, proprio office, proprio d'ufficio. Il prossimo trend di cui io sono molto hyped, like very very hyped for this, il prossimo trend è che le cravatte andranno di moda. Le mitiche cravatte che tuo padre o tuo nonno ha nel cassetto, che usa solo per matrimoni o comunioni o cresime o battesimi o ufficio, o potrei andare avanti fino alle 4 di notte, andranno di moda. Finally, però devo vederlo dal vivo, insomma, voglio vedere veramente, perché le cravatte sono un accessorio che non viene molto utilizzato nel modo, cioè, in gli outfit casual, o meglio, io lo uso sempre ormai, penso 5 anni, e anche all'inizio ero un po', poi, non so per quale motivo, però ho detto, guarda, voglio provare una cravatta, ho visto un video su YouTube su come andare la cravatta, ci ho messo tipo, l'ho guardato tipo 50 volte, però l'ho imparato e da lì in poi io le cravatte una cosa sola. E sinceramente veramente no, tipo
ne avrò tipo almeno 100, almeno 100 cravatte diverse, di colori differenti, di fanzine differenti, che utilizzo a giro. Quindi ragazzi, cioè, se volete una cravatta, venite da me. E sono accessori che è facile da trovare, che costa poco e che puoi comprare il tuo outfit da così a così. Cioè la cravatta è un accessorio super underrated secondo me, e se veramente andrà di moda, guarda, spero che più ragazzi riusciranno ad abbinare le cravatte e il loro outfit anche più casual, perché secondo me è molto underrated e può dare quel pizzico, quello spice a quell'outfit che prima non aveva, che secondo me è top top. Quindi prendetele, soprattutto seconda mano, quindi andate al mercato o in un thrift store o in un negozio vintage e trovate qualche cravatta. E forse venderò anche qualcuna sul mio negozio Vinted, metterò il link qua sotto il mio Vinted. Il prossimo trend di cui parlerò, che sinceramente sì, penso che sia abbastanza ovvio perché ormai da un po' di tempo che va di moda. Allora, la maglieria e il crochet andranno veramente forte quest'anno, anche d'estate, perché ci sarà la versione estiva con i gilet e le magliette, maniche corte fatte in crochet. Cioè questo andrà molto molto forte quest'anno. Vedo diversi brand, anche specialmente piccoli brand, che fanno maglie, cardigan e gilet bellissimi di maglia fatta a mano, con diversi colori e diversi tessuti che sono top. E andate a sostenere anche questi piccoli brand, perché secondo me hanno delle creazioni che sono molto molto belle. E un motivo per cui la maglieria e il crochet andranno molto di moda quest'anno è perché ci sarà una nuova aesthetic che dicono che prenderà piede, che si chiama Eclectic Grandpa, che in italiano sarebbe nonno eccentrico, eccentrico nonno? Sì, nonno eccentrico, che sarebbe... non so... Può vestirsi un po' old, ma un po' più random, però allo stesso tempo con stile, quindi non lo so. Per esempio un outfit Eclectic Grandpa può essere il cardigan con una camicia sotto, dei pantaloni che sono di velluto e le scarpe che sono tipo mocassini e con il berretto o il cappello americana. Questo potrebbe essere un outfit Eclectic Grandpa. Metterò anche delle foto ovviamente sempre come riferimento. Il prossimo trend che andrà di moda quest'anno sono i cappotti lunghi, tipo, che in inglese si chiamano overcoats, che sono quei cappotti che vengono utilizzati per occasioni più eleganti di solito qua. E sinceramente anche io per questo sono molto contento, perché sì, cioè, a Benz sarei solito tipo un bomberino, giacca di pelle, giacca di jeans o una giacca un po' più invernale tipo North Face, che sì, quest'anno è andato molto 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 di moda, il puffer da North Face l'ho visto ovunque, ovunque, anche quando andavo a prendere l'autobus, cioè tutti i giorni vedo un sacco di North Face, un sacco anche di giacche tipo la Trapstar, giacche tipo con la pelliccia eccetera. Però anche i cappotti lunghi dicono andranno di moda quest'anno, e anche se sinceramente, piccolo disclaimer, qua l'inverno non c'è stato per niente, è stato sempre caldo un bel po', infatti il mio cuore da Winter Dude si è spezzato, perché non potevo mettere le mie giacche pesanti, non potevo fare outfit pesanti per niente. Infatti il segreto di questi cappotti è che, essendo molto versatili e eleganti, anche se sotto ti metti la maglia di SpongeBob, nessuno la vedrà. Se la chiudi, metti i pantaloni ok, delle scarpe ok, sarai sempre figo. Quindi questa è una regola che vale quasi sempre, e quindi sono molto versatili su quel punto di vista. Però siccome le temperature sono troppo alte, questa moda non penso durerà molto, anzi quasi per niente. Però questo è quello che andrà di moda pure quest'anno. Un altro trend che sarà in moda quest'anno sarà il preppycore. E il preppycore deriva anche dall'old money, che penso che tutti sapete che è lo stile che deriva dall'old money. Definizione sarebbe vecchi soldi, che sarebbe uno stile che è più elegante, dato a colori più neutri e sobri, con delle forme che sono molto rigorose e capi che sono più che altro essenziali, pochi ma di qualità, non dal marchio ma più da come sono fatti. E a sua volta l'old money si ispira alla moda preppy del collegio degli anni 40, 50, 60, dalla Ivy League, dalla moda degli studenti a quel tempo. E il preppycore si ispira appunto a questo, quindi preppycore, pensate a stile, uno stile collegiale, uno stile con pantaloni sartoriali, mocassini,
maglioni, cardigan, camicie, cravatte, cappellini, keeping up in meta, in tutto uno stile preppy, e questo, sì, questo stile mi piace molto, ma soprattutto mi piace molto lo stile preppy, quello anni 50 e poi quello anni 80 e 90, che è stato rivisitato, che mi piace anche quello molto molto. E per lo stile preppy vi consiglio di prendere cose di seconda mano, quindi andate al thrift store o al mercato per trovare i maglioni stile preppy che si trovano. E no, infatti penso no, tipo 4-5 il normale che ho preso al mercato. E quindi vi consiglio di andare in seconda mano e prendere questi items. Un altro articolo che andrà di moda quest'anno sarà anche il blazer doppio petto, che sinceramente I like that a lot, perché ne ho tipo 4 nel mio armadio, sì, anche di blazer ne ho troppi, ne avrò tipo, se no, 20, probabile 20, se non di più, cioè, se ne ho troppi. E vabbè, blazer doppio petto a me piacciono molto perché mi ricordano molto, soprattutto gli anni 90-80, mi ricordano molto New Jack Swing, Power Dressing, mi piacciono molto questi tipi di blazer perché hanno una silhouette molto imponente, rigorosa, che mi piace. Guarda un po' molto il militare e mi piace quella silhouette del blazer doppio petto. E sì, perché sono stanco di vedere tutti questi completi o blazer slim fit che a me non dicono niente. Cioè io sono pure, cioè, abbastanza grosso e sì, i blazer non mi stanno per niente, messi completi. Quelli che trovi per esempio da Zara o H&M o Bershka, che sono molto slim fit, a me no. E pure quelli oversize un po' non è che sono molto, cioè io anche per questo consiglio sempre seconda mano, perché lì ci sono di molti tipi e di tutte le taglie e neanche diversi colori, diverse fantasie al mercato di seconda mano, ne trovate a bizzeffe, anche a prezzi che sono più convenienti, che sono molto più di qualità secondo me. Quindi se volete anche un blazer doppio petto, vi consiglio sempre il vintage o a seconda mano. Passiamo alle scarpe che erano di moda quest'anno. Allora, l'anno scorso le Samba e le Gazelle hanno dominato totalmente l'anno e non ho un paio di Samba con me e non so se ho intenzione di comprarle, perché no, sinceramente le vorrei provare prima, però come silhouette non mi sembrano tanto male, però non lo so, non penso che siano per me, o meglio per gli outfit che ho, non lo so, cioè potrei anche provare come scarpe, però non sono sicuro che mi piacciono del tutto. E però sono molto popolari, ci sono molte colorazioni, la nuova collaborazione con Wales Bonner mi sembra, quella che c'ha tipo il tema leopardato, moccato ed altro, mi piace un sacco. Quelle scarpe sono fighe un bel po', quelle sono fighe, però come ho detto, come silhouette di scarpe eccetera, non credo che mi piacciono particolarmente come stanno a me, forse, però lo dovrei provare per confermarlo, però al momento ne sono sicuro, ok? E secondo gli esperti, sì, secondo gli esperti il Samba, le Gazelle e anche il Puma Palermo, sto vedendo recentemente, stanno andando di moda perché sono molto simili alle Samba e alle Gazelle, quindi anche il Puma Palermo non sono a sottovalutare, se avete una scarpa sempre di quel tipo, forse sono anche a un prezzo più basso se non mi ricordo male, però andate a cercare. Quindi su questo range ci sono quindi le Samba, le Gazelle e il Palermo. E quindi queste continueranno a dominare anche quest'anno. Un'altra scarpa che andrà di moda sono le Timberland, e si sono viste molto recentemente in giro che mettono le Timberland. Io c'ho anche una scarpa che è simile alla Timberland, però non è la Timberland, che ho preso da ASOS, che ha un platform molto chunky che ho usato molto in Germania perché lì nevicava ogni 3x2 durante l'inverno dove stavo nel nord della Germania. Quindi se ho una scarpa che fosse per la neve e che durasse. E quelle scarpe sono top, top, top. E le consiglio vivamente. Però sì, le Timberland saranno un altro paio. Infatti sono molte colorazioni che sono uscite quest'anno pure di Timberland. Rosse, blu, verdi, ne ho viste molte in giro. La scarpa che andrà di moda quest'anno, ok, sono le Campus, già lo sapete, sono sold out ovunque quasi, nel senso anche nei normali negozi in giro nella vostra città, anche trovare le Campus è super super difficile. E sì, questa è una scarpa che andrà di moda quest'anno, che riprende molto la linea skate, le scarpe molto anni 2000 che erano chunky skate, e le Campus mi piacciono, soprattutto la versione, mi pare,
001, non mi, no, ok, non mi ricordo la numerazione, ma c'è una versione più bombata. E come mi piace molto. Infatti, sto facendo un pensierino, però. Non lo so. E poi l'altra scarpa, anche la No School, vedo che andrà di moda, cioè da quello che ho sentito, e ne ho visto alcune, ma ancora non tantissime, però le No School, anzi, do di verità, le No School mi piacciono di più, le Campus, sì. Non ho ammazzato i miei commenti, però le No School sto facendo di più. E le scarpe che andrà di moda sono le ASICS, che io non ci ho mai manco dato un euro, perché le ASICS che mi sono proprio... cioè letteralmente scordato, se cioè, no di moda in anni 2000, però dopo quello solo come scarpe da ginnastica, quindi sì, sono sorpreso da questo. E no, a me non mi piacciono le scarpe così da ginnastica, un po' dead core, non sono il mio stile, cioè non mi piacciono su di me. Però sono queste ASICS, che adesso non mi ricordo il nome preciso della scarpa, cioè non mi ricordo, però questo pure andando di moda e vedremo quale sarà la scarpa che dominerà quest'anno. Le sneaker stanno avendo un declino e le scarpe di pelle e le scarpe un po' più eleganti stanno avendo un'ascesa. Quindi vedremo ancora più mocassini, anche se per gli anni scorsi più mocassini e stiali andando molto molto di moda, anche nella moda uomo e mocassini. Io mocassini, sì, siamo una cosa sola e ne ho due e forse ne vorrei avere anche un terzo paio, non si sa mai. E sì, penso aver finito qua perché non ho altri trend al momento, o meglio ci sono, ma sono più proprio primavera estate, quindi farò un video a parte su quelli, perché sennò questo video durerà tipo un'ora e sinceramente sono stanco di parlare così tanto. Spero che il video sia piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale e suonate con la maledetta campanella, così sapete quando metterò un nuovo video. Oddio, scusate per la mia... allora, però sì, la campanella è molto molto importante perché YouTube può essere bastardo e non mandarvi nuovi video. ho parlato con un altro negozio vintage nella mia zona che sta macerata e un altro evento dove parlerò sempre di moda vintage e thrifting. Qui siete le marche dei dintorni, se volete qualcosa di diverso venite a Macerata da Vinteggiando, che sarà un evento anche lì. E vi dirò anche la data prossimamente, quando sarà, penso ad aprile. Ultimamente ho fatto anche un tour vintage dei mercati, negozi vintage, seconda mano a Macerata, Roma e Bologna in 3 giorni, in un weekend, prendendo tipo 8 treni diversi e ero distrutto, però ne valsa la pena. Sono andato al Vintage Market a Roma, all'Era Ora Market a Bologna, che sta vicino al centro città, e a Macerata il negozio vintage che si chiama Vinteggiando. Quindi sì, ne valsa la pena. Ho il vlog che è uscito già da un po', che lascerò qua sopra, qui sotto, e non vedo l'ora di rifarlo, quindi quando rifarò ve lo farò sapere. E spero che vi piaccia, e le tendenze, quelle prima... lasciate perdere, perché già ecco, sono perso, ecco, porca tend, e che i pantaloni straight e slim invece avranno il loro rise, wait a second, i nostri outfit fossero invece più loud e più vibranti.